Eccoci pronti per una nuova pescata insieme dedicata alla tecnica del trotalago e non potevamo certo non venire a fare una pescata in quello che è il lago che ha fatto appunto della pesca alla trota il lago il suo credo, come ci suggerisce il nome stesso, Parco delle Trote. Siamo in un periodo particolare, la temperatura è molto alta e soprattutto veniamo da una settimana molto instabile perché si sono alternate delle giornate di pioggia molto consistenti a delle giornate come quella odierna con un sole che sembra veramente estate, per cui anche il pesce purtroppo un pochino ne risente. Oltretutto siamo in un orario della giornata particolare perché siamo nell'ora centrale, siamo a ora di pranzo praticamente, oggi ce la siamo presa con molta calma. Chi frequenta i laghetti sa bene che le ore del mattino, le ore presto del mattino sono quelle migliori per insidiare questi salmonidi. Per cui oggi pescheremo non solo in un periodo particolare, come dicevo, climatico, ma anche un orario del giorno non certo favorevole. Questo non significa che non prenderemo dei pesci, anzi il gioco ci farà sicuramente duro, per cui scenderemo nel dettaglio delle lenze e degli inneschi per avere la meglio sulle nostre amiche trote anche quando la situazione diventa difficile. Come dicevo, ore centrali di quella che è una giornata estremamente soleggiata. Dai questi primi momenti in cui siamo stati qui, in cui ho tolto i puntali alle canne, per cui ho guardato, ho buttato un po' un occhio sul lago, non ho visto bollate in superficie, per cui trote che hanno la loro attività appunto in superficie. Due sono le cose che possiamo fare: o utilizzare una lenza con il galleggiante, perché è una lenza che ci permette di pescare un pochino di ricerca, andare lenti, capire a che altezza sono le trote, oppure andare a pescare direttamente sul fondo, per cui sole molto alto, giornata calda, molto probabilmente le trote potrebbero stazionare più sul fondo del lago dove trovano magari un'acqua un pochino più fresca. Io direi di iniziare a pescare con una lenza galleggiante, partiamo con un classico galleggiante e vetrino e poi eventualmente alziamo il fondo, proviamo a vedere se sono un pochino più in profondità, oppure come dicevo andiamo a pescare direttamente appoggiati sul fondo e utilizzeremo delle lenze chiaramente più idonee, lo vedremo nel dettaglio. Apriamo questa prima lenza, galleggiante e vetrino, e vediamo come rispondono le trote. Iniziamo questo primo lancio, sono partito con una profondità di circa 1,50 m a fronte di un laghetto profondo 3 metri, per cui siamo a circa la metà della colonna d'acqua, considerando che quando recuperiamo e il vetrino comunque una zavorra che tende quando recuperato a salire in superficie, non stiamo pescando esattamente a 1,50 m, ma un pochino superiore. Come vedete le condizioni dell'acqua sono, l'acqua è molto pulita perché l'acqua è trasparente, come dicevo questo caldo dei giorni passati, c'è questa alga un po' in superficie che inizia a staccarsi, proprio sintomo, come diciamo, dell'innalzamento della temperatura, è una cosa inevitabile, naturale che succede, ma comunque l'acqua è molto pulita, per cui come dicevamo in questo momento io mi auguro di no, ma conoscendo il lago, conoscendo il periodo, so per certo che le trote sono un pochino apatiche, ecco, appunto questo primo lancio è passato a vuoto, per cui sicuramente bisognerà pescare con dei terminali un pochino più lunghi, con dei terminali anche un pochino più sottili per andare ad insidiare queste trote, come dicevamo, un pochettino apatiche, un pochettino sospettose, per cui ora partiamo così, proviamo a fare qualche lancio con questa profondità, vediamo come rispondono e poi, come ho già detto, proviamo eventualmente a cambiare lenze, a cambiare inneschi e andiamo a vedere dove stanno. Prima o poi le troviamo, questo è sicuro. Thank you.
Dopo qualche lancio, la trota con galleggiante vetrino è arrivata. Eccola qua, bellissima trota iridea, come immaginavo. Le trote sono un pochino più sul fondo, ora sicuramente proveremo a scendere un pochettino più in profondità. Questa l'ho fatta recuperando veramente molto molto lento, per cui facendo scendere la nostra esca verso il fondo. La rimettiamo in acqua, proviamo qualche altro lancio, dopodiché cambiamo lenza. Eccola qua, un'altra trota con il galleggiante. Abbiamo alzato il fondo, come vedete siamo all'incirca 2 metri totali di fondale. Anche una bellissima trota, estremamente attiva, mi ha fatto faticare, è un bel recupero, questa è stata veramente un bel recupero. Rimettiamo in acqua anche lei e cambiamo lenza. Questa trota ha mangiato nell'immediato scalino, per cui molto vicino alla sponda, e come vi dicevo con un fondo che abbiamo alzato, per cui veramente in profondità, per cui sono sempre più convinto dell'idea che le trote stazionino a ridosso del fondale. Due sono le lenze principali con le quali possiamo pescare in profondità su piccoli e medi laghi come quello odierno. La prima è il razzetto, per cui un piombo molto compatto con questa assina qui plastificato, che ci permette di andare sul fondo molto, in maniera molto molto veloce, oppure un classico piombino come questo qui. Ora partiamo con il razzetto, che è la lenza leggermente più aggressiva, se vogliamo, ci permette di scendere, come dicevamo, in profondità in maniera un pochino più veloce rispetto al piombino, anche perché è 4 grammi, in una dimensione del lago come questo qui del Parco delle Trote va più che bene, un lago medio-piccolo, profondità di 3 metri, per cui un razzetto da 4 grammi secondo me è l'ideale. Partiamo con questo, se c'è da pescare ancora più lenti, ancora più di ricerca, prendiamo magari un piombino da 2 o 3 grammi e peschiamo un pochino più lenti. Ok, primo lancio con il razzetto, come abbiamo detto una zavorra da 4 grammi, profondità orientativamente grosso modo del lago siamo sui 3 metri, per cui in meno di 3 secondi con questa zavorra siamo sul fondo. Dopodiché piano piano, canna alta, iniziamo a bacchettare sul posto, proviamo questo tipo di recupero, oppure possiamo provare a fare dei saltelli un po' più ampi, dei movimenti un po' più ampi, facendo sempre poi riguadagnare alla nostra zavorra comunque il fondo, perché mi aspetto di trovare sicuramente le trote sul fondo, ma altrettanto mi aspetto di trovarle, come dicevamo, abbastanza apatiche, per cui un terminale di all'incirca almeno 1,20 m, sto utilizzando in questo momento 1,012 m e come avete visto una camola singola cucita, per cui, come ripeto, eccola, una mangiata, eccola, subito al primo lancio, non avevo dubbi, conoscendo il lago, conoscendo, come dicevo, questa la situazione in questo periodo, guardate come mangia veramente, eccola, delicata, ok, ha ingoiato, è partita, eccola qua, primo lancio, trote attaccate sul fondo, per cui possiamo fare dei movimenti più ampi, come dicevo, possiamo rimanere bacchettando sul posto con dei saltelli un pochino più frenetici, l'importante è sempre rimanere adiacenti al fondale. Primo lancio, di poi è una tecnica di pesca estremamente divertente, a me utilizzare il razzetto piace veramente veramente molto, eccola qua, subito la trota. Un caso, o se la lenza è giusta per questa situazione in questo momento, per cui razzetto pronti,
Camolina singola cucita, riandiamo a centro lago. Ok, aspettiamo. Poi vedete il filo cammina, scende. Ecco qua, si blocca, vedete, viene indietro, per cui ha raggiunto il fondo del lago. Canna alta, iniziamo a bacchettare come abbiamo già detto, cercando di rimanere sul posto più fermi possibili e trasmettendo le vibrazioni solamente all'esca. Poi chiaramente se vediamo che c'è particolare attività, le trote magari sono un pochettino più in movimento, più aggressive di quello che immaginavamo, possiamo comunque accelerare un po' il recupero e appunto utilizzare una tecnica di recupero un pochettino più dinamica. Per ora continuiamo a rimanere adiacenti al fondale e recuperiamo lentamente. Quella che ho portato oggi con me è un esempio di quella che potrebbe essere, come potrebbe essere costituita una rastrelliera conoscendo la dimensione del laghetto dove andiamo a pescare. Sapendo che il lago di oggi è di una dimensione ridotta, per cui un lago medio-piccolo, ho portato, come dicevo, quella che potrebbe essere una rastrelliera tipo da tenere in considerazione. Innanzitutto le lenze per poter pescare a tremarella, piombino, vetrino, catenella e un razzetto. La dimensione, il peso della zavorra poi varierà anche in base, come diciamo, alla dimensione del lago sul quale andremo a pescare. Io ho portato tutte montature dai 2, 3, massimo 4 grammi di zavorra. Dopodiché ci spostiamo a quest'altro lato della rastelliera dove abbiamo i galleggianti, per cui un classico galleggiante con il vetrino, una spallinatina di piombo con un galleggiante anche qui di 2 grammi, per cui come vi dicevo delle montature con dei pesi contenuti sempre in riferimento alla dimensione del lago e poi abbiamo delle montature se vogliamo un pochettino più estreme da un lato e da un altro. Abbiamo una maracas perché come dicevamo in apertura di pescata siamo in un periodo particolare, sole che va, sole che viene, temperature molto alte, le trote potrebbero stazionare in superficie per cui portiamo una maracas oppure caso contrario trote particolarmente attaccate sul fondo, vogliamo pescare comunque con il galleggiante, una teleregolabile, una canna da 5 metri con il blocco a 4, con una montatura, una lenza costituita da questa torpil di piombo da 1 grammo e 50, due pallini che vanno a tarare perfettamente un galleggiante da 2 grammi e un terminale molto corto, come vedete, sull'ordine dei 30 centimetri. Questo ci permette di andare immediatamente sul fondo, di scendere in profondità in maniera con un tempo ridotto rispetto magari a un vetro o una spallinata un pochino più aperta. E quindi, se abbiamo le trote particolarmente attaccate al fondo, utilizziamo questa canna. Contrariamente, maracas. Non ho portato ovviamente le bombarde, per cui canne montate a bombarde, proprio perché, come dicevamo, il lago è di una dimensione ridotta, per cui piombino, vetrino e catenella sicuramente sono le zavorre che fanno al caso nostro per poterci divertire e per andare ad affrontare tutte le situazioni che ci possiamo trovare davanti in un laghetto di queste dimensioni. La mia soddisfazione personale, in un certo qual senso, con il razzetto me la sono tolta. Le trote sono a ridosso del fondale,
Ma questo non significa che per pescare in questa struttura e per poterci divertire dobbiamo unicamente utilizzare questa zavorra. Il saltarello è una zavorra che in questo momento, in questa singola giornata, sta pagando. I lanci che abbiamo fatto a cosa sono serviti? Sono serviti a capire che le trote, o comunque la stragrande maggioranza delle trote in questo momento, sono a ridosso del fondale. Cambiando lenza, possiamo utilizzare un piombino piuttosto che un vetrino, io direi di pescare con il piombino. Perché scegliere un piombo piuttosto che un vetrino? Semplicemente, unicamente per i materiali che compongono queste zavorre. Il vetrino, appunto con il materiale che lo compone, il vetro stesso, lo fa pesare in acqua all'incirca il 40% in meno di quello che è dichiarato sulla zavorra stessa. Nonché il vetrino, appunto, è una zavorra che tendenzialmente, quando recuperata, sale in superficie, mentre il piombo ci permette di mantenere un assetto più basso e di pescare più a ridosso del fondale. Come abbiamo detto, pesando il vetrino, il 40% in meno impiegherà più tempo a raggiungere il fondo, viceversa il piombo, nonché una forma sciolta, molto raccolta come quella che ho montato in questo caso, ci permetterà di raggiungere il fondo del lago in maniera più veloce e soprattutto di rimanerci. Per cui, bacchettando, come abbiamo visto, piano piano con la vetta della canna, con dei piccoli colpettini e una zavorra, appunto come il piombo, che ci permette di lavorare a ridosso del fondale, sicuramente è un ottimo sostituto del razzetto, del saltarello. Possiamo anche, volendo, lavorare a mezz'acqua. In questo caso ci serve per andare a ridosso del fondale, per cui andiamo a ridosso del fondale con un piombino da 3 grammi e vediamo se riusciamo a prendere qualche trota anche con questa lenza. Allora, la montatura che stiamo utilizzando con il piombino, che poi è la stessa, se vogliamo, del vetrino, è estremamente semplice. Innanzitutto un innesco di una doppia camola da mandare giù. Dopodiché, terminale circa 70-80 cm, girellina tripla, una perlina salvanodo e la nostra zavorra chiaramente scorrevole. Come ho detto, possiamo utilizzare un piombo, possiamo utilizzare un vetrino, la montatura è la medesima, la perlina è molto importante ai fini della durabilità poi nel tempo della lenza stessa, perché il piombino, andando a colpire il nostro nodino durante l'azione di pesca, tende poi a rovinare il filo e a rompere appunto la lenza. Invece questa perlina ci permette di pescare diverse ore, se non diversi giorni, perché possiamo poi utilizzarla e riutilizzarla senza appunto rompere la lenza. Per cui stesso movimento che abbiamo fatto con il razzetto, attendiamo qualche secondo, ecco, come vedete il filo si è fermato, a parte questa trota qua davanti che sembra un delfino, per cui vuol dire che ha raggiunto il fondo del lago. Una cosa che possiamo fare con il piombino rispetto al razzetto, magari un altro tipo di recupero, per cui recuperare magari con la canna decisamente più bassa rispetto a come abbiamo recuperato finora. Continuiamo comunque a bacchettare sempre piano piano e cerchiamo di rimanere a ridosso del fondale. Ora il dilemma rimane unicamente uno solo, per cui quando le trote sono a ridosso del fondale siamo costretti, obbligati, se vogliamo, ad utilizzare questa tipologia di lenze magari e non utilizzare il galleggiante? Assolutamente no, per cui ci spostiamo su un'altra zona del lago e vediamo come possiamo prendere le trote con il galleggiante anche quando stazionano prevalentemente sul fondo. Come dicevo,
possiamo pescare con i galleggianti anche quando le trote sono a ridosso del fondale. Per semplificare questa operazione, come diciamo anche per il discorso dei materiali, del vetro e del piombo che abbiamo fatto poco fa, anche con il galleggiante possiamo utilizzare delle piombature che ci permettono di andare sul fondo in maniera più veloce e quindi andare a pescare le trote là dove sono. Io solitamente, quando c'è da utilizzare queste piombature un pochino più raccolte, per cui per andare a pescare più in profondità, utilizzo delle teleregolabili, per cui in questo caso una canna da 5 metri con il blocco a 4, per cui la possiamo all'evenienza utilizzare o a 4 o a 5 metri, e laddove abbiamo magari un fondo un pochino più importante, quindi abbiamo parecchio fondo sotto il galleggiante, magari una canna da 3,90 a 4 metri ci rimane scomoda, invece una canna da 5 metri riusciamo a pescare a ridosso del fondale in tutta semplicità. E le lens che possiamo abbinare a queste canne sono due: o utilizzare una torpille scorrevole, per cui abbiamo un galleggiante di 2 grammi, 1,50 g di torpille e due palline che vanno a tarare perfettamente la nostra lenza, oppure la seconda lenza, sempre raggruppata, sempre per andare velocemente sul fondo, è un piccolo bulk. In questo caso ho messo 3 pallini sul nostro bulk, che allo stesso tempo ci permettono, come diciamo, di andare velocemente sul fondo, e la differenza pescando con una torpille piuttosto che con un bulk è semplicemente che il pesce in fase di abboccata, avendo un piombo che scorre, sente meno resistenza e noi invece avvertiamo automaticamente la manciata più sul galleggiante. Ora apriamo la prima canna e andiamo a pescare a ridosso del fondale con il galleggiante. Un accessorio estremamente importante per fare questo tipo di pesca, come abbiamo visto anche nella passata stagione, è la sonda. La sonda ci permette di sondare appunto il fondo e vedere esattamente quando il nostro amo è a ridosso del fondale. A quel punto andiamo a togliere pochissimi centimetri sotto il nostro galleggiante per pescare a ridosso del fondo e il gioco è fatto. In questo caso direi che il fondo, come in questo momento, va bene. Vedete, il galleggiante scende quei 5 centimetri sotto il pelo dell'acqua e poi si blocca, per cui considerando che adesso noi togliamo la sonda, per cui andiamo a innescare chiaramente la nostra camola e peschiamo all'incirca 5 cm staccati dal fondo, e penso che sia l'ideale. Ovviamente magari a Cento Lago, dove c'è più fondo, dovremmo risondare. Ora questa sondata che abbiamo fatto è per pescare nei primi 6-7 metri massimo da riva, per cui sullo scalino, su questa risalita che c'è in questo lago, e vediamo se troviamo le trote anche su questa sponda. Come per il discorso del piombino e del razzetto, l'importante è rimanere il più possibile fermi sul posto, per cui trasmettere le vibrazioni tramite la vetta della canna chiaramente al nostro galleggiante e di conseguenza alla nostra esca, cercando di rimanere però il più possibile fermi sul posto, perché stiamo utilizzando una piombatura molto raccolta, come abbiamo visto, e un terminale decisamente corto. Se acceleriamo troppo il recupero o sbacchettiamo troppo velocemente, comunque tende poi a salire troppo verso la superficie. Invece noi dobbiamo rimanere rigorosamente attaccati al fondale, per cui dei colpettini ripetuti, delle bacchettate molto delicate, decise allo stesso tempo, e cerchiamo di, come dicevo, di trasmettere all'esca e di rimanere allo stesso tempo a ridosso del fondo.
Vediamo l'innesco della camola singola cucita, un innesco che io uso tantissimo perché la camola gira in maniera eccezionale e soprattutto ha anche una buona tenuta al lancio e non è una cosa da sottovalutare. Come da visto passiamo dalla parte appena sotto la testa dove c'è quel collarino lì, infiliamo una prima volta, una seconda volta a metà del corpo della camola e questo è l'innesco di una camola singola cucita. Anche con la tele regolabile, le trote hanno risposto in maniera direi più che egregia e, come ho detto ancora prima di aprire la canna, questa è una estremizzazione, se vogliamo, delle lenze, per cui una montatura, una piombatura che ci permette di andare molto velocemente sul fondo e nel caso odierno, con le trote attaccate al ridosso del fondale, può fare la differenza. La mia lenza preferita, come abbiamo già visto in tantissime occasioni, rimane semplicemente un galleggiantino da 2 grammi e una spallinata di piombini equidistanti tra di loro, come vedete, più aperta. Perché non ho utilizzato questa lenza? Come ho già detto, semplicemente perché una piombatura più aperta impiegherà più tempo a raggiungere il fondale e quindi nel caso odierno, dove le trote sono veramente veramente attaccate al fondo, una piombatura come quella che abbiamo fatto sulla tele regolabile, che possiamo fare anche su una tremarella classica, funziona, secondo me funziona ancora di più, per cui l'abbiamo già vista in tantissime occasioni, la ringraziamo e oggi per oggi la rimettiamo a posto. Le canne che sto utilizzando oggi e che abbiamo visto in tantissime situazioni, ci hanno accompagnato in tantissimi filmati, così come in diverse competizioni, sono dei grezzi che monto io, che anello io, per cui sono delle canne che arrivano totalmente nere e poi vanno montate, vanno anellate e possiamo scegliere sia il colore proprio con il quale legare gli anelli, nonché la forma e la dimensione, il modello degli anelli stessi. Ma la cosa veramente importante, principale, è la lunghezza dalla placca porta mulinello al pedone della canna. Come vedete è praticamente la lunghezza perfetta del mio avambraccio e questo è molto importante perché quando io vado a sbacchettare con la canna o a fare qualsiasi movimento sotto riva non batte contro il corpo perché, come dicevo appunto, è la lunghezza esatta del mio avambraccio e questo in pesca o così come in gara è un qualcosa di veramente veramente molto importante. Per quanto riguarda gli inneschi dedicati alla pesca della trota di lago, li abbiamo visti tantissime volte in tantissime situazioni e occasioni. Possiamo fare inneschi singoli, camole cucite piuttosto che doppia camola, oppure una parte siliconica e una parte naturale. Quello a cui voglio soffermarmi è il discorso delle esche naturali, soprattutto la differenza tra una camola normale e una camola selezionata. Quante volte capita di andare in un negozio di pesca piuttosto che nel laghetto stesso, chiedere una scatolina di camole e dall'altra parte del bancone ci viene chiesto se vogliamo una camola normale e una camola selezionata. La differenza tra la camola normale e la camola selezionata è veramente banale, se vogliamo. Si tratta semplicemente della differenza tra la dimensione del bruco stesso, per cui una camola normale, una scatolina di camole normali, troviamo all'interno camole di dimensioni diverse, nonché camole anche molto piccole, piuttosto che invece chiedere una scatola di camole selezionate dove troviamo degli inneschi sicuramente più grandi, per cui di dimensione maggiore. Allora quello che ci viene subito da pensare, converrebbe prendere la scatola di camole selezionate, sono più grandi, sono migliori. Non è sempre così. Sicuramente realizzare degli inneschi singoli con una camola di dimensioni maggiori
Oltre che essere più semplice a livello proprio pratico, manuale, comunque l'innesco viene anche più voluminoso. Magari le due camoline, se dobbiamo fare un innesco doppio, è preferibile utilizzare delle camole un pochino più contenute come dimensione, ma non ci dimentichiamo che una camola cucita più piccolina sicuramente girerà anche in maniera migliore magari di una grossa camola. E quando peschiamo specialmente su trote piccole, come può succedere in gara piuttosto che nelle fasi finali di una pescata, per cui quando si dice la pesca di ricerca, sicuramente una camolina per andare a stimolare ed invogliare a mangiare delle trote apatiche o delle trote che ne hanno viste veramente di tutti i colori in diverse ore e non hanno tutta questa voglia di mangiare, una camolina piccola, contrariamente a quello che si possa pensare di un volte, può risolvere la pescata e fare la differenza. Eccolo Matteo, eccolo che Oh, arriva. meno male, In va, sono conclusione arrivato. di pescata. Ormai sei diventato più famoso te sul canale che io, perché Addirittura, mo. quest'anno abbiamo fatto tantissimi, tantissimi filmati qui al Parco delle Trote e oggi ennesimo video a Trote, pescata bellissima, giornata spettacolare, i pesci hanno mangiato, hanno risposto alla grandissima, come vedrai poi durante il video hanno Meno male mangiato. perché non c'è stavo, purtroppo stavo in Te lo giro. dico io, hanno mangiato tanto, hanno mangiato quasi tutte attaccate al fondo, per cui diciamo la chiave di oggi è stata quella di andarle a cercare con delle lenze dedicate a ridosso del fondale. Però ci siamo divertiti, io mi sono divertito veramente, veramente molto e come sempre, il lago non si smentisce mai, la pescata è comunque riuscita alla grande come sempre. Come sempre da panico. Sempre da panico, dai. Io ti ringrazio anche questa Gra volta grazie a per te. averci fatto divertire, salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito fin qui e diamo appuntamento al prossimo episodio di Obiettivo Trota. Ciao Ciao! ragazzi.